Siamo con Paolo Cochi, documentarista e uno degli esperti, diciamo, sulle vicende del mostro di Firenze, in giorni in cui si è tornato a parlare dei casi irrisolti con i nuovi indagati di cui abbiamo notizia dallo scorso anno. Allora, e tornano naturalmente tante ipotesi, visto che sono tante ancora le domande senza una risposta, e per esempio tra i ragionamenti che si fanno in questi giorni, Cochi, c'è quello che possono esserci in realtà due pistole calibro 22, due armi diverse che quindi abbiano sparato nella scia dei delitti. Secondo lei è possibile? Ma secondo me no, però io ho interpellato proprio in questi giorni il dirigente delle indagini della Polizia Scientifica, il dottor Francesco Donato, che seguì con canestra tutto l'iter giudiziario e quindi della balistica. Lui esclude che siano emersi dei dati balistici diversi da quelli effettuati da più periti nel corso degli anni. Quindi continua a ritenere che fu utilizzata una sola pistola calibro 22 Beretta. Questo è quello che mi dice l'esperto Francesco Donato. Poi c'è da dire che sono state fatte numerose perizie in proposito, appunto sul discorso dell'arma unica o delle due, quindi parliamo di 7-8 perizie di esperti di Poglia De Vito, Salsa, Benedetti, insomma, validissimi esperti balistici. Quindi escluderei il discorso della doppia arma, mi sembra un po' una cosa. Andrebbe perlomeno in contrasto con tante perizie che hanno detto più o meno la stessa cosa. Cochi, l'altra cosa di cui si parla molto sono le possibilità, con le nuove analisi, le nuove tecniche più avanzate, di analizzare uno dei reperti, quello sull'ultima delle scene, l'ultima scena, sulla scena dell'ultimo dei duplici omicidi, quello dei fidanzati francesi, questo fazzoletto intriso di sangue. Secondo lei potrebbero esserci risultati che in qualche modo potrebbero avallare l'ipotesi dei compagni di merende? No, lo escludo categoricamente, perché allora c'è da dire che innanzitutto il fazzoletto non è contestualizzato alla scena del crimine, nel senso che è stato ritrovato alcuni giorni dopo e quindi potrebbe non aver a che fare con il delitto. Il fazzoletto sporco di sangue. Poi vi è da dire che è stato già fatto due esami di DNA dal genetista di Ugo Ricci nel 2004 e poi un altro nel 2005, nel quale si è stabilita una certa tipologia di possessore di quel sangue, di quel DNA. Io ho interpellato la genetista forense Marina Baldi, gli ho sottoposto questo problema e mi ha detto che comunque il DNA e il gruppo sanguigno non cambiano negli anni, quindi è da escludere che nuove analisi possano dare un risultato diverso da quello che è stato fatto nel 2004. Quindi potrebbe dare un risultato più preciso, ma ovviamente non cambiare il fatto che alcune possibili compatibilità sono già escluse. No, perché in quell'epoca lì, parliamo del 2005, il DNA era già una realtà molto consolidata, quindi attualmente le nuove tecniche possono dare un qualcosa in più, tipo il colore degli occhi, delle particolarità in più, ma il genotipo che apparteneva a una persona dell'est, Bulgaria, Turchia, una cosa del genere, venne fuori e non può diventare un DNA diverso. Quello è un dato acquisito, quindi ovviamente esclude i compagni di merende. Senta, Cochi, lei è convinto che la morte di Pacciani sia avvenuta per cause naturali? No, io non sono convinto, perché faccio sempre dei riferimenti a persone che sono competenti, perché ovviamente io mi occupo di giornalismo, quindi non,
il mio parere è sempre di riporto a persone che hanno praticamente avuto un ruolo in questa vicenda e in altre, insomma, esperti, e il professor Marello, che seguì l'autopsia su Pietro Pacciani, esclude in più occasioni, l'ha fatto nel mio libro, nel documentario, in varie altre situazioni, che Pacciani possa essere morto per altre cause e non quelle naturali. Quindi mi dice determinate cose che non vanno assolutamente in quella direzione. Quindi diciamo non ne ha convinto lei, ma ne è convinto il medico, quindi lei si affida a questo parere. Io mi affido ai pareri degli esperti, chiaramente la mia opinione si basa su dei dati oggettivi, no? E quindi poi ognuno può credere quello che vuole, però il dato oggettivo scientifico è questo, come il dato balistico è quello che le dicevo poc'anzi, e il dato medico legale è questo, insomma. Senta Cocchi, 2 anni fa lei con alcuni colleghi ha pubblicato questo libro, Mostro di Firenze, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ecco, a distanza di 2 anni, secondo lei siamo un po' più vicini alla verità o non si sono fatti passi avanti? No, assolutamente non più vicini. Questa nuova inchiesta non ha prodotto almeno fino ad ora alcun elemento in più rispetto al passato, quindi, e credo che non ne produrrà di effetti in più, di dati in più, quindi siamo esattamente alla stessa situazione 2 anni fa. 1968-2018, Cocchi, so che sta lavorando a un reportage sui 50 anni dall'inizio di questa storia. Innanzitutto mi viene da pensare che quindi lei è convinto che quel delitto del 68 faccia pienamente parte della scia, perché qualcuno tenderebbe a escluderlo. Assolutamente sì, stiamo preparando 8 puntate, una serie che raccontano i luoghi dei delitti del mostro, tra cui appunto quello del 68, che secondo me è il primo delitto del mostro per alcune ragioni molto semplici, se vuole gliele posso elencare. Certo. Allora, il discorso è questo, che abbiamo innanzitutto una beretta calibro 22 che poi continua a sparare negli altri successivi omicidi, quindi supporre che sia passata di mano è assolutamente assurdo. Poi abbiamo tanti altri elementi, come lo stesso scenario, quindi la campagna fiorentina, un delitto di una coppia di uomo e donna appartati in auto e in estate, quindi il quadro e lo scenario è identico. Viene detto che quel delitto è diverso dagli altri perché non vengono compiute scissioni, non c'è l'uso del coltello, ma si dimentica un elemento fondamentale, che era la presenza del bambino, che probabilmente non è stata notata dall'omicida, perché il bambino era svegliato, dormiva dietro, per dire posteriore, quindi molto probabilmente ha inibito poi l'autore a fare e compiere azioni successive sul corpo delle vittime, insomma. Certo. Quindi queste le motivazioni. Cocchi, ma sì, ci può dire quando altre, però, quando lo vedremo questo, quando lo potremo vedere questo reportage? Ci può anticipare qualcosa? Sì, questo esce esattamente ad agosto, quindi a 50 anni di distanza dall'inizio di questa orribile vicenda, ed è un video racconto sui delitti del mostro di Firenze, fatto dai luoghi dove sono avvenuti i delitti.